No, perché stiamo crollando? No! Perché non l'ho capito però? Ok, siamo sottosopra. Mannaggia. E ovviamente l'unico che è riuscito a salvarsi e a scappare è stato quel brutto farabutto. No, ah, è ancora qua, bastardo. Che devo fare? Mannaggia, io che non ci ho creduto. Centrale. Oh mio Dio. Qui va tutto benissimo. Non serve chiamare nessuno. Sì, padre. Sia lode a te. Andiamo bene. Ok, siamo fottuti, figlioli. Siamo decisamente fottuti. Nessuno. Secondo il piano di Dio. Sono ancora qui con voi. Ok, non ci uccidono già, quindi questa è una cosa molto positiva. Il collasso è cominciato. Prenderemo ciò che ci serve. Difenderemo ciò che abbiamo. E uccideremo chiunque si metta sulla nostra strada. E loro, i messaggeri dell'Apocalisse, vedranno la verità. Dobbiamo andarcene. Che inizi la mia dittatura! Ai ai ai, la vedo brutta qua. La vedo tanto brutta. Dobbiamo andarcene da qui. Che brutto! Dai cazzo, prendi un coltello. Vai, scappiamo. Ok. Via, 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 via. Corri, corri, Dave, corri. Aiuto. Però guardate quanto è figo sto bosco, la grafica, no? Bellissimo, figlioli. Una grafica davvero tanto bella. Quando guardavo i video non mi sembrava quel granché, onestamente. Però guardarlo così dal vivo, direttamente, devo dire che è davvero tanto notevole. Poi non so voi, dopo che farò il video, dopo il rendering, sicuramente perderà tanto. Però, allora che devo fare? Dove devo andare qua? Continuiamo a correre sulla strada? Vediamo un pochettino. Beh, sicuramente possiamo trovare il rifugio lì, qui lì c'è già qualcuno, vediamo. Ok, abbiamo l'indicatore che ci segnala la presenza di nemici, poi possiamo fare un attacco corpo a corpo silenzioso, vai. Quindi ci proviamo, non ho neanche un'arma, non c'ho niente, cioè, il calcio li posso dare. Accovacciamoci, andiamo furtivi. Ok, allora questo è un gioco che ci permetterà sia di procedere in maniera spedita, in maniera frontale ai nemici, ma anche ci darà ampia possibilità di giocare in maniera stealth, così come sta facendo adesso Dave, guardate. Oppa! Oh sì, questa mi piace molto. Spezziamo il collo, lo posso prendere? Sposta il corpo, sì dai, che qua poi mi intralcia, inciampo. Mettiamolo insieme a questo, così si fanno compagnia. Ok. Molto, molto bene. Che cazzo c'è? Solo un ramo aveva questo qui, ma vaffanculo. Ma neanche una pistolina, non lo so, boh.
Ok. Ok, vediamo qui. Oh, non so dov'era, ma c'era una pistola qui per terra, forse. Non lo so. Vediamo un pochettino. Luttiamo. Mi stanno cercando, sì, Sì. Sento le voci in lontananza. Allora, vediamo un pochettino. Qualche munizione qui. Ho visto interagire qualcosa. Lì cos'è? Una bella mazza da baseball, figlioli, che dà sempre grandi soddisfazioni. Questo che cos'è? Un tubo? Ma sì, dai. Un bel tubo di metallo dà ancora più soddisfazioni. Allora, vediamo un pochettino qui che cosa possiamo prenderci. Qui ci abbiamo munizioni. Molto bene. Allora, teniamoci la mazza a portata. Qui c'è qualcosa da prendere? No, ok. C'ho una mappa almeno? No, allora, cliccando il tastino M, vediamo un pochettino. Missione secondaria, avamposto. Beh, oh, forse ora come ora non c'è niente. Va bene, dai. Procediamo. Proviamo ad andare da questa parte. Guardate, figliuoli, il dettaglio. Mannaccia, che meraviglia. Wow, molto bello. Anche l'acqua fatta davvero tanto bene. Beh, sono contento. A livello di grafica sono molto soddisfatto, cari figlioli. Per chi non lo sapesse, quando è nato il primo Far Cry, se non erro nel 2003-2004, fu una vera rivoluzione per quel tempo. Ok, dobbiamo raggiungere il nostro lo sceriffo, ok. Sì, siamo vivi e quindi ti raggiungiamo. Fidati! E stavo dicendo, figlioli, quando era uscito il primo Far Cry fu un qualcosa di veramente incredibile. Il motore grafico fu scritto appositamente per quel titolo, o meglio, fu scritto un motore grafico poi dal quale tirarono fuori Far Cry. Allora, qui c'è qualcuno. A me piacerebbe sparare, però poi ho paura di attirare l'attenzione. Vediamo. E guardate quanto è figo sto fuoco anche. Oh, sì. Chissà se avremo tempo di andare a caccia. E qua dietro. Piano, figlioli. Chissà quanta carne abbiamo già messo da parte. Se, vabbè, parla da solo o c'è qualcuno insieme a lui? Aiuto. Non gli posso lanciare una pietra per distrarlo, no. Fammi vedere. Ah, sono in due, cacchio. E in due la vedo dura. Però ci voglio provare. Facciamo un colpo. Oh, sì. E poi... Pam! Pam! Oh, sì. Come godo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Io di solito nello stealth sono abbastanza schifoso. No! Ah, pistola. Dammi la pistola. Aiuto, aiuto. Ma porcaccia. Ma dai, ma perché? Ma perché? Brutto. Ma dove quanti sono? Scappa Dave. Aiuto. Ma dai, li avevo uccisi silenziosi. Non è giusto. Mi stavo gondolando per dire che ce l'avevo fatta. E mi hanno fatto il culo. Non mi zooma neanche un po' quando miro, no? Mannaccia. Fatemeli uccidere. Munizioni ne ho, boh. Che ti voglio fare saltare... La testa, come dicono nei film, ti faccio tagliare le cervella. Sì? L'ho ucciso? Oh, fantastico. È morto. Wow. Headshot. E poi vedo una sagomina rossa. Ecco, questo non mi piace onestamente, figlioli, perché mi toglie... Non lo so, vedere evidenziato il nemico mi toglie tanto gusto. Questa è una cosa che non mi piace, però vabbè, ormai Far Cry è così. Già da parecchio tempo. Allora, che ti posso fottere a te, eh? Saccheggia, vai. Munizioni solo due. La miseria. Sono quelle che gli ho sparato a lui, non lo so. Due munizioni, vabbè. E a quanto pare, figlioli, questo titolo, a livello di gameplay, non si discosta molto da quelli precedenti. Tutto sommato, squadra che vince non si cambia, si dice così solitamente. Quindi, per chi conosce già i titoli precedenti, sa... Saprà già orientarsi nell'acquisto di questo titolo, perché bene o male è molto molto simile, al di là della grafica dell'ambientazione che, come vedete, è cambiata. Poi per il resto il gameplay è quello.
Però c'è una cosa, figliuoli, che mi piace tanto, ossia la possibilità dell'editor, delle mappe e delle modalità di gioco, che può anche stravolgere completamente la tipologia di gioco, quindi quella sarà... Oddio, guardate lì, che cosa non c'è. E quindi secondo me quello darà un'estrema longevità al gioco e veramente tanta creatività, che secondo me sarà veramente un fattore molto importante, nonostante sia un qualcosa che hanno aggiunto così, in più, a gratis, come direi io. Dovrebbe essere un valore aggiunto, ma secondo me sarà veramente molto molto importante per rendersi pienamente soddisfatti di questo acquisto. Il gioco costa 60 euro all'incirca, beh, io ho comprato la Key, ho risparmiato quei 15 euro. E quindi direi che tutto sommato non mi posso lamentare. Allora, adesso vediamo qui, facciamo un giro un po' là. Ma le munizioni, Lud, non c'è, mannaccia. Non so quante munizioni mi ritrovo nel caricatore. Ok, chi è? No, niente. Io non gioco a Far Cry da parecchio tempo, dal 4. Non mi ricordo quando è uscito il 4, però è già da un pezzo che non ci gioco. Quindi dovrò recuperare un po' tutte le meccaniche di gioco del titolo. Vediamo un pochettino. Qui non c'è nessuno. Lì provvedo a luccicare. Quando luccica c'è qualcosa che ci possiamo lootare. E quindi... sì, ok. Oddio, cos'è? Munizioni, grande. Se solo sapessi come vedere le munizioni che ho. Beh, che dite, entriamo? Sì, dai. Vediamo lo sceriffo che ha da dirci. Occorre la chiave. E porca troia, se busso non mi apre sto qua. Ma dai. Scusa, ti sei chiuso Ah no, è da questa parte forse? Vediamo. Ok. Oh, Cristo Dio. Sei tu. Mi dispiace. Cioè, pensavo che stesse per bestemmiare, onestamente. Avanti. Su, vieni. Controlla la stanza. Oh, Cristo. Non ne avevo idea. Fanculo. La sbattiamo dentro questa famiglia. Uno per uno. Sono pazzi come cavalli. Ah, quindi non era lo sceriffo questo? È morto lo sceriffo? Per prima cosa, dobbiamo armarci. Bravo, giusto. Tieni. Ecco, così si ragiona meglio, figliuoli. Faremo così. C'è una strada là fuori. La imbocchiamo e andiamo verso nord-est. Ci vorrà qualche ora per arrivare a misura. E poi ce ne torniamo qui con la cazzo di guardia nazionale e facciamo fuori il resto di... Guardate dentro le... Ok. Cioè, secondo me andrà tutto l'opposto. Però diamogli fiducia, dai. Proviamo a dargli... Aia. Chi è? Chi è? Proviamo a dargli fiducia, va. Vai, noi siamo super cazzuti e usiamo la pistolina. Dove sono? Guarda, ne vedo uno lì. Pam! Ah, mi viene taggato perché sto mirando con la pistola. Oddio, ma da dove mi hanno sparato? Ma da dietro mi sparano, no. Aspetta che non voglio morire. Quanta vita ho? Quello è ancora vivo, quello. Mori! Il mio compagno dov'è? Scusa, è già morto. Cos'è sta roba? Sta morendo, ma perché è fuori? Non l'ho capito. Vabbè, lasciamolo morire, peggio per lui, va. Ok, beccato in testa, figliuoli, quello. Quello lì invece Ma non riesco a beccarlo, quello, ma mannaccio. Vai, un po' di esplosioni. Oh, sì. Ma quanti ne arrivano, scusate? Aiuto! Oh, mi fottono!
Oddio, sto con un pelo di vita. Mori. Sì, arrivo, dai. Mezza sega, che mannaccia a te, mi devo far uccidere. Questo che mi dà? Niente. Vabbè, pazienza. La miseria, mori. Mori anche tu, ricarica, vai, veloce. Vediamo. Oh sì, è brava. Aprite la porta, vai, che io vi fulmino. Prendiamoci tutto. Aiuto. Guardate, si apre a metà la porta, fantastico. Guardalo, guardalo lì, capellone bastardo, rasati coi capelli. Ah, che ti vedo là in mezzo io. Fate qualcosa. Sì, ma quel brutto coglionazzo del mio collega come ha fatto a finire lì sotto, non lo so. Ok. Non era una civile quella, no, no. Spero di non essermi sbagliato. Ok. La vita si recupera automaticamente perché ho ripreso un po' di vita. Adesso non so. Guardate la rosa dei proiettili come si apre nel momento in cui non miriamo. Quindi meglio mirare. Questo è abbastanza buono, mi piace. Allora, riaccovacciamo. Prendiamoci tutto quello che c'è da prendere. Tanto stanno. Guardateli. Ma quanti ne arrivano? E t'ho beccato. Sì, muori. Uccisi tutti e tre, eh? Mi sembra stra... ma questi continuano ad arrivare. Dai, che devo fare qua? Porcaccia. Dai, l'ho rianimato? Sì, ma hanno ucciso me però. Fuck. Ok, possiamo scappare, va bene. Oh, aspettami, bastardone. Cioè, temo che sarebbero arrivati all'infinito se non avessimo fatto come ho fatto. Ok. Ma non c'è un modo per togliere quell'evidenziazione rossa che mettono sui nemici? Perché non mi piace. Attento ai cervi. Attento ai cervi. Cazzo, non li becco. Che c'è? Ah. Aiuto, come faccio ad entrare? Ok, che sono qua mi seccano. Ok, ci penso io. Aiuto. Sto morendo? Perché? Ok. Una ce ne siamo liberati, figlioli, però fammi entrare dentro, va. Che io sto Madonna, sto messo con tre, oh. Control, vai, curiamoci. Ok. Madoncina, cerchiamo di far fuori quello che guida. Eh no, mi stanno già uccidendo, aiuto. Sono davvero tanti, figlioli, sono davvero tantini. È un'impresa beccarli qui. Addirittura contro l'elicottero. No, non è giusto. La miseria. Scappa. Vai, vai, vai. Guarda che strage, che strage. Ok. Questi ce li siamo... Morite, bastardello. Ok. Abbiamo fatto fuori alla grande. Aiuto. No. Porca miseria. Ok, abbiamo preso la dinamite. Come la uso la dinamite? Aspettate. Oh my god. Allora facciamo fuori questi. Però non ho capito come usare la dinamite. L'ho presa però non lo so. Boh. Scrollando non mi viene data. Aiuto. Mannaccia.
Dai, facciamo fuori. Madonna, che scontro. Madonna, che casino. Che casino. Ha tutte le mucche, poverine. Mamma mia. L'aereo ha fatto più danni a loro che a noi. Bene. Via, via di qua. Ok, quello c'è pure il mitra. Occhio. Ok, l'abbiamo seccato. Dovremmo cercare di forte. Oddio. Ciao, ciao. Adesso chi è dei due che annegherà? No, io, aiuto. Ok, ci dobbiamo nuovamente mettere in salvo, per la seconda volta già. Ah, lo stanno uccidendo. Oddio, chi è questo? Ci aiuta. Vabbè, meno male, dai. Almeno uno sano di mente l'abbiamo trovato. Figli miei, rendiamo grazie a Dio. Il giorno che ho profetizzato è giunto. Ciò che vi ho detto si è avverato. Le autorità che hanno provato a portarmi via sono nel caldo abbraccio della mia famiglia. Tranne uno. Ok, ci hanno catturato, figlioli. Ah no! Okay, cerchiamo di capire questo mo che vuole. Hai capito cosa vuol dire? Tutto. Vuol dire che tutte le strade sono chiuse. Vuol dire che ci hanno tagliato il telefono. Vuol dire che non arrivano e non escono comunicazioni dalla valle. Ma soprattutto che siamo fottuti. Ok, siamo isolati, quindi ce la dovremmo cavare da soli, figlioli. Lo stupido collasso. Pensano tutti che il mondo stia per finire ora. Lo aspettavano da anni. Aspettavano che qualcuno confermasse la profezia per scatenare una guerra santa. Direi che li hai scatenati. La cosa più furba da parte mia sarebbe consegnarti. Ma? Però? Cazzo! Allorché? Dici, dici. No, che fai? Ammazzalo coltello. Thank you. Togliti quell'uniforme. Dobbiamo bruciarla. Lì c'è un cambio di vestiti. Cambiati e poi torna pure da me. Forse possiamo rattoppare la situazione. Ebbene, cari figlioli, stiamo giocando da circa 40 minuti, 45, no, 40 minuti circa. E devo dire che io personalmente sono rimasto estremamente soddisfatto praticamente di tutto. Della grafica, dell'ambientazione, del coinvolgimento anche della profondità dei video, delle colonne sonore. Quindi che dire, Far Cry 5 per il momento è promosso al massimo dei voti.
Concludo qui questa registrazione, da cui usciranno probabilmente 3 episodi, cari figlioli. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, condividete con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo ancora nelle terre del Montana. Ciao a tutti!